In questa registrazione vedremo come due enciclopedie, la Treccani e la Wikipedia, mentano volutamente. Nel 1934 scriveva l'enciclopedia italiana Treccani, Livia Drusilla, moglie di Augusto, nata il 30 gennaio del 58 a.C. E oggi Wikipedia scrive Livia Drusilla, nata il 30 gennaio del 58 a.C. Trattiamo l'Arapacis. L'Arapacis è un altare dedicato da Augusto nel 9 a.C. alla pace, intesa come dea romana. Il 4 luglio del 13 a.C. il Senato decise la costruzione di un altare dedicato a tale raggiungimento. La dedica, cioè la cerimonia di consacrazione solenne, non ebbe però luogo fino al 30 gennaio del 9 a.C., data importante perché compleanno di Livia, moglie di Augusto. Le due date di costruzione e consacrazione dell'Arapacis avvengono nel periodo in cui è in vigore il calendario di Giulio Cesare, cioè il calendario giuliano, che è partito dall'anno 46 a.C. Prima esisteva il calendario di Numa Pompilio, che era partito dall'anno 713 a.C. ed è arrivato fino al 47 a.C. Come possiamo vedere, l'anno di nascita di Livia, 58 a.C., è all'interno di questo calendario. E questo calendario era composto da 355 giorni e il mese di gennaio era composto da 29 giorni e non 30, ma soprattutto nessun mese dell'anno era composto da 30 giorni. Vediamo che cosa si è voluto nascondere. Ogni data storica romana doveva avere al suo interno l'età dei suoi protagonisti. L'Arapacis era dedicata ad Augusto e alla moglie Livia. Augusto è nato nel 690 dalla fondazione di Roma. E nell'anno 740, anno di inizio lavori, sarebbe il 13 a.C., ma noi tratteremo l'anno come 740, ha 50 anni. Livia, nata nel 695, nel 740 ha 45. Questi due numeri, 45 e 50, dovranno trovarsi all'interno dei due calendari. Il calendario giuliano, composto da 365 giorni, deve essere unito all'anno, al calendario romano di 740 anni e la somma di questi due numeri è 1105. Questi anni e giorni dovranno diventare numero unico e si dovranno trovare i numeri dei protagonisti. La costruzione dell'Arapacis comincia il giorno 4 luglio e è il 185° giorno dell'anno del calendario giuliano. Il numero 185 al suo interno ha una volta l'età di Augusto, il numero 50 e tre volte il numero 45 l'età di Livia. Restano 180 giorni, se divido questo numero per 4 ottengo il numero 45. Il numero 740 al suo interno ha due volte il numero 45 e 13 volte il numero 50. L'età dei protagonisti è in numero di moduli 23. 4 anni dopo, nel 744, abbiamo la consacrazione dell'altare, il 30 gennaio abbiamo visto che non è la ricorrenza dell'anno di nascita di Livia, ma i protagonisti, 4 anni dopo, hanno il 50 anni diventa di Augusto 54 anni e gli anni di Livia 45 diventano 49. Mettendo insieme i due calendari, cioè i numeri dei due calendari, abbiamo il numero unico 1109. Questo numero, a questo sottraiamo il numero 30 che rappresenta il 30 gennaio e otteniamo il numero 1079, al suo interno ha 10 volte il numero che rappresenta l'età di Augusto e 11 volte il numero che rappresenta l'età di Livia. Questo
totale moduli 21. Il giorno prima della consacrazione, questo numero aveva al suo interno l'età di Augusto per 20 volte, e il giorno dopo la consacrazione abbiamo il numero di rappresentazione età di Livia 49 per 22. Vediamo adesso i moduli che sequenza hanno. Abbiamo il numero 20, 21, 22, 23.